marrone per palpebre calanti. Mio, naturalmente. Ok, allora, visto che io sono un genio, credevo che cancellando i messaggi post in arrivo non si cancellassero anche i messaggi personali. E invece si cancellano anche i messaggi personali. Quindi ho cancellato la mail della ragazza che aveva richiesto un trucco per palpebre calanti, più delle bellissime mail che mi avevano scritto altre ragazze. E mi dispiace tantissimo, perché soprattutto dalla mia posta elettronica le cancello le mail che mi arrivano da YouTube. Quindi le ho cancellate e davvero mi dispiace tantissimo. E non mi ricordo, mi sembra Peppina si chiama. La ragazza che aveva richiesto questo make-up, però non lo so dire con esattezza. Allora, come avevo già anticipato a lei, questo per le vacanze di Natale la mia cugina verrà a trovarmi, perché non andando all'università avrà molto più tempo libero, e lei ha le palpebre calanti, quindi farò un make-up su di lei che magari si capirà anche meglio, quello che in realtà va fatto. Questo qui non è soltanto un make-up, ma ci sono anche le regole generali per riuscire a fare un trucco per, tra virgolette, eliminare, migliorare le palpebre calanti. Quindi io vi invito a seguire il tutorial, a iscrivervi e commentare. E naturalmente, se avete dei make-up di richiesta, ve li tenete per voi. Sto scherzando. Scrivetemi o con un commento o con una mail personale e ora che ho capito che se le cancello anche dalla posta in arrivo mi si cancellano anche giù, non lo farò mai più. Sdatta donna, donna sdatta. Buon tutorial! Una cosa mi ero dimenticata, ne sono consapevole. Ho da rifare le sopracciglia. Ciao! Base, applico il Primer Potion della Urban Decay su tutta la palpebra, mobile e fissa, anche perché andrò ad usare dei pigmenti, quindi ho bisogno che si fissino bene, e anche un po' sotto. Uniformiamo un po' con le dita. E con un pennello a lingua di gatto, uso questo della Elf, mi è arrivato, l'ho preso 5 minuti fa, ma l'ho già adoperato, e mettiamo il marrone sui 2/3 della palpebra dell'occhio. Allora, soltanto che succede che chi ha le palpebre calanti solitamente ce l'ha sopra così, no? Quindi che cosa facciamo? Non ci limitiamo a metterlo sulla palpebra mobile, ma andiamo a metterlo sulla palpebra fissa, proprio sopra la pelle che ricade sopra la palpebra. Non so se mi sono spiegata. Ora ve lo faccio vedere, forse vedendolo lo capite meglio. Che non sono molto brava a spiegarmi. Cioè, se ora io metto giù la pelle in questa maniera, vedete che comunque il marrone mi rimane sopra la palpebra mobile e quindi ho anche l'ombretto qua. Ok? Quindi, con un pennello a lingua di gatto, questo qui invece è dell'Elite, oppure sciacquate quello che avete prima se non siete state spendaccioni come me da comprare due pennelli a lingua di gatto, e prendete dei pigmenti, mi è venuta un po' male questa la parola. Allora, questi pigmenti sono della Make Up Forever, costano 18 euro, e sono il numero... Sono il numero... Non lo so. Non c'è scritto il numero. Comunque ci sono soltanto di questo viola qua. Sono quelli viola. Ok. Prendo il pigmento che c'è qua sul tappo. Tolgo l'eccesso. Faccio anche quest'altra parte.
E anche in questo caso vado. Allora, qua faccio una riga così. E poi porto su. Allora, che cosa vado a fare in poche parole? Vado a portare il colore sopra la palpebra che starebbe sopra. Sopra la palpebra che starebbe sopra. Praticamente la palpebra, palpebra. Cioè, ragazzi, scusate, oggi è stata una giornata devastante. Compito d'organica, interrogazione di economia, interrogazione di matematica. E tutto in un giorno solo, poi di lunedì sono disastrose. Allora, dicevo, sopra la palpebra. Questa qua, praticamente, che ha le palpebre calanti, a questo punto c'ha la palpebra, speriamo, messa meglio di questa. E quindi vado a fare, a mettere il viola sopra la palpebra che calerebbe. Cioè, se coniugo qualche verbo male, tanto ormai quasi tutti l'hanno scoperto che sono toscana da, come ho detto, magenta. Cioè, ma come si pronuncia magenta? Ci è sempre pronunciato così. Vabbè, non divaghiamoci. Ok. Quindi che cosa faccio? Che chi ha la palpebra calante solitamente anche gli occhi che tendono verso il basso. Quindi noi che cosa facciamo? Cerchiamo di rialzarli aggiustandoli con un po'. Aggiustandoli, brutto. Però in fondo è così, il make-up serve per aggiustare e, diciamo, migliorare le nostre imperfezioni. Quindi sì, noi le andiamo ad aggiustare. E poi prendiamo un pennello per sfumare a setole abbastanza, cioè abbastanza grosso. Scusate, ho richiuso i pigmenti che se mi cadono in terra poi. Così, questo qui è della Sephora. E sfumiamo verso l'alto. E mischiamo bene i due colori. Scusate, sono senza occhiali, guarda se li ho mischiati uguali. Qua c'è un po' meno di marrone. Ok. A questo punto prendiamo l'eyeliner. Io prendo questo qua in gel. Voi potete usare il vostro preferito, questo non ha assolutamente importanza. E lo andiamo a mettere soltanto all'inizio dell'occhio. Scusate, avvicino lo specchio. Ok. E lo mettiamo anche nella rima interna dell'occhio. Devo sempre tenere sullo specchio. È stata invasa dalla palette. Già, non ho detto che marrone ho usato. Comunque l'avete visto che è un marrone opaco. Ho usato questo qua. Cioè, ma un qualsiasi marrone opaco va bene. Basta che sia abbastanza scuro e non troppo, perché sennò poi dopo si va a smortare. Ah, è caduta la palette! Dicevo, sennò si va a smortare troppo il trucco. Allora, come rimediamo al fatto che abbiamo messo l'eyeliner soltanto qua vicino all'occhio? Prendiamo il mascara e lo andiamo a mettere soltanto qua in fondo. Cioè, oggi sono fantastica. Abbondiamo, abbondiamo. Poi con un pennello angolato, io uso sempre questo della Sephora che è doppio, che di qua c'ha lo sfumino, di qua c'ha l'angolato, e prendiamo lo stesso marrone scuro di prima e lo mettiamo qua sotto l'occhio, fino a farlo congiungere di nuovo con il viola qua alla fine. E poi sfumiamo un po' questo eyeliner in modo che non sia troppo troppo.
qua mi si è sfumato meno. Ok. Oggi scusate, ma ho il complesso degli occhi fatti male. Sarà che sono senza occhiali, ci vedo poco, ma... E lo mettiamo anche nelle ciglia. Su tutte le ciglia. Ok, a questo punto prendiamo un rossetto dorato, scusate, che mi è appena arrivato l'ordine della Elf, quindi ancora un po' di cose. Questo qua è nuovo, ancora devo adoperarlo. È il compagno di merenda di questo. Questo è la ciliegia e ha... Cioè, ti viene voglia di mangiarle, poi è super idratante. Questo ora lo provo. L'odore non è che mi faccia impazzire, però mi piaceva il colore dorato. A parte che ho comprato anche un rossetto dorato, non so cosa mi farò di due cose per le labbra dorate, ma... È molto morbido anche questo comunque. Scusate, quanta bella la mia fronte. Ma si sono visti anche un po' dei miei occhi. Ok, questo è il make-up finito. Ora mi prendo, faccio il nome, pulisco le dita. E vi saluto. Spero che sia stato abbastanza comprensibile. Soprattutto spero di esservi stata utile. Se è così, iscrivetevi e commentate qua sotto. E mi raccomando, se avete altri tutorial che volete fare, come avevo già detto nei tutorial passati, ma magari non l'avete visto, scrivete qua sotto che lo leggo quasi sicuramente, anche perché per ora sapete, non è che sono invasa dai commenti. E se no, se vogliamo, volete essere più sicuri, mi mandate direttamente una mail privata. Ciao ciao!